La cronaca. Grande festa con Alessandro Mannarino e il suo Apriti Cielo Tour alla Summer Arena di Soverato. A Torano Castello la 12ª edizione della gara podistica e passeggiata ecologica per ricordare Mario Pellegrino. Coppa Italia perde il Catanzaro con la Regina. Bentrovati a un nuovo appuntamento con S1 Notizie. Era stato costretto a lavorare da giorni in un'azienda agricola di Cutro, in condizioni di impiego e di alloggio particolarmente degradanti. Un ragazzo pakistano è stato soccorso dai finanzieri del comando provinciale di Crotone, che hanno denunciato un uomo di 55 anni per intermediazione illecita e caporalato. Il ragazzo si è rivolto alla Guardia di Finanza di Crotone con una telefonata di aiuto in inglese ed è stato rintracciato ancora in preda al terrore in una zona campestre nel territorio della cittadina del Crotonese, tra la vegetazione e un corso d'acqua. L'intervento dei finanzieri, coordinato dalla Procura della Repubblica di Crotone nell'ambito di una operazione denominata Radici, ha portato alla scoperta delle condizioni di lavoro e di vita del cittadino straniero, individuando le responsabilità del 55enne di Cutro con precedenti per maltrattamento di stranieri. Un rifugio covo utilizzato per parcheggiare momentaneamente veicoli rubati in attesa di attuare il cavallo di ritorno o per smontare e rivendere pezzi di ricambio è stato scoperto a Cosenza dalla Polizia di Stato. Il luogo utilizzato per tenere nascoste le auto era perfettamente mimetizzato nella vegetazione circostante e aveva un'entrata a cui si accedeva da una frequentata strada cittadina nei pressi dello stadio San Vito. L'ingresso del covo era reso quasi invisibile da un telo ricoperto di foglie che permetteva l'accesso a una specie di galleria ricavata dalla fitta vegetazione. Indagini sono ancora in corso per individuare gli ideatori del covo. Due piantagioni di canapa indiana, sviluppate su altrettante piazzole, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri a Natile Superiore, nel territorio del comune di Careri. Le piantine, complessivamente circa 350, di un'altezza tra il metro e mezzo e i 2 metri, erano coltivate nelle due aree demaniali ubicate nelle località Piani e Cavallo Domato, nascoste dalla fitta vegetazione e irrigate attraverso un tubo in plastica lungo 150 metri collegato a due cisterne in plastica posizionate nelle vicinanze. I militari che hanno operato con i colleghi dello squadrone di portato cacciatori Calabria nell'ambito di un'attività di controllo della zona hanno prelevato dei campioni di sostanza stupefacente che verranno inviati al RIS di Messina per gli esami di laboratorio. Le altre piante trovate sono state distrutte sul posto. Una grande festa e una carica di energia unica hanno salutato il concerto di Alessandro Mannarino al Summer Arena di Soverato. In esclusiva regionale l'appuntamento del tour Apriti Cielo ha visto una numerosa partecipazione da parte del pubblico che ha regalato una delle sue migliori performance. Gioiosi come pochi, tanti fan che hanno risposto all'appello della SM Musica di Maurizio Senese, che gestisce l'area e la sua programmazione, hanno colorato la serata soveratese confermando ancora una volta la bontà della scelta degli eventi in cartellone in questa seconda edizione della Summer Arena. Sabato 19 agosto, per gli appuntamenti in cartellone alla Summer Arena, è stato il turno di Alessandro Mannarino, uno dei cantautori italiani più apprezzati della scena contemporanea. Attualmente in giro per l'Italia con la leghe estiva dell'Apriti Cielo Tour, Mannarino è protagonista di un nuovo show rinnovato negli arrangiamenti, nella scaletta e nella scenografia. Con uno studio approfondito durato quasi 3 anni, l'artista ha unito varie culture musicali, dalla brasiliana a quella africana, dalla sudamericana alla folcloristica italiana. Il concerto si è subito impostato come una grande festa. Dai più grandi ai più piccoli, le gambe si muovevano, le voci gridavano ed il clima era quello di una festa popolare calabrese. La band che accompagna Mannarino è composta da 11 musicisti,
e polistrumentisti di livello, con sul palco oltre 30 strumenti provenienti da tutto il mondo. La musica è incontro, è un modo per abbattere i muri che i popoli stessi si creano. Apriticielo vuol dire proprio questo, che crolli il muro. Queste le parole dell'artista che durante l'esibizione è riuscito a creare un legame forte con il pubblico. Le percussioni erano nelle mani del musicista brasiliano Mauro Refosco, conosciuto per essere il percussionista dei Red Hot Chili Peppers e del collettivo newyorkese Forever in the Dark. Alla batteria, uno dei più apprezzati musicisti italiani, Puccio Panettieri. Alle chitarre, la musica di Alessandro Chimienti, che accompagna Mannarino dal 2009 e che in questa occasione ha suonato anche guitalele, banjo, chitarra portoghese e ronroco. Sempre alle chitarre Giovanni Visitano e alla chitarra classica cavaquinho e sitar Paolo Ceccarelli. Al basso e al contrabbasso un altro elemento storico della band, Niccolò Pagani. Alle tastiere e alla fisarmonica Mauro Menegazzi. Ai fiati Renato Vecchio e Antonino Vitali, che hanno suonato anche sax, tromba, flauto traverso e flicorno. Le voci femminili di Lavinia Mancusi e Simona Sciacca, che collaborano con Mannarino sin dagli esordi, hanno incantato l'arena in una notte di fine estate. La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sequestrato una discoteca allestita all'interno di uno stabilimento balneare risultata priva delle autorizzazioni di legge. Il titolare dell'esercizio è stato denunciato per violazione della normativa di pubblica sicurezza. I finanzieri hanno accertato infatti nel corso di un controllo in orario notturno che il titolare del lido era in possesso della sola autorizzazione idonea per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non sufficiente per lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale e danzante. Nel corso dell'accertamento inoltre sono stati anche individuati 9 lavoratori in nero e 4 irregolari tra camerieri, baristi e addetti alla sicurezza. Al titolare dell'esercizio è stata comminata una sanzione amministrativa pari a oltre 15.000 euro. Si è svolta con successo a Torano Castello la 12ª edizione della gara podistica e passeggiata ecologica per ricordare Mario Pellegrino. È stata una bellissima giornata all'insegna dell'amicizia e dello sport per ricordare Mario Pellegrino, l'amico di tutti, lavoratore instancabile, persona ad altri tempi legata alla sua terra e alla sua famiglia. Anche la 12ª edizione della corsa podistica e passeggiata ecologica in ricordo di Mario Pellegrino ha registrato un buon successo di partecipazione. L'evento, promosso e patrocinato dalla famiglia Pellegrino in collaborazione con il Circolo ADA, l'ACLI, la Polisportiva Angotti e l'amministrazione comunale, è stato organizzato nell'ambito della 19ª Sagra dell'Anguria, svoltasi nella località Peritano a Torano Castello. Ai nastri di partenza, a Torano Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria, il gruppo di atleti e di appassionati di podismo, che dopo lo start ha percorso i 4 km del tragitto che porta a Peritano, attraversando l'amena località rurale del suo abitato fino a raggiungere il traguardo situato nei pressi della suggestiva chiesetta di San Francesco di Paolo e Maria Santissima Ausiliatrice. È calato il sipario su questa 12ª edizione della gara podistica e passeggiata ecologica. Soddisfatto? Sì, io dico che le manifestazioni comunque vadano sono sempre un successo, perché l'importante è che qualcosa si fa. Questa per me, per noi, famiglia Pellegrino, ha un valore particolare, è il ricordo di mio padre. Mio padre è una persona che tutti consideravano un piccolo grande uomo. Piccolo di statura ma grande di spessore, sia umano che paterno. Lui è rimasto vedovo a 43 anni, ha cresciuto 4 figli rimasti bambini e quando mia madre è venuta a mancare, e posso dire con molto orgoglio che non ci ha mai fatto mancare nulla. Era una persona, diciamo, un buon burbera, una persona
che non che come dire, però era il classico papà vecchio stampo. E anche lui ha avuto la sua, il suo percorso di malattia, è stato operato di cuore e camminava tantissimo, perché il cardiologo gli diceva sempre la migliore medicina è camminare. Ecco perché io, quando poi lui è venuto a mancare, ho pensato di intitolargli una gara, una gara podistica, una passeggiata ecologica. L'abbiamo fatta per 10 anni come memorial insieme all'associazione ADA, i miei amici, i miei soci l'hanno voluto ricordare insieme a noi, poi naturalmente i memorial finiscono, non possono durare in eterno, però abbiamo deciso noi come famiglia di continuare questa manifestazione. È una manifestazione molto partecipata, molto sentita. E ripeto, in noi il ricordo di mio padre e di nostro padre non verrà mai meno. Tendiamo anche di farlo ricordare ad amici e parenti. Un evento inserito nella Sagra dell'Anguria, quest'anno giunta alla sua 19ª edizione, quindi ancora una volta questa località, amena località del comune di Torano, Peritano, che è al centro dell'attenzione soprattutto per quanto riguarda lo sport. Certo, sicuramente. Io ti ringrazio di questa domanda, di questa parentesi, perché mi dai l'opportunità di ringraziare tutti i soci ADA. Ci lavoriamo a questa manifestazione in un modo veramente, come dire, da incorniciare, perché il lavoro ce n'è tanto, anche perché noi facciamo sempre più manifestazioni, facciamo nuove manifestazioni. Da quest'anno abbiamo inserito, oltre a continuare a fare questa passeggiata ecologica e quindi gara podistica intitolata a mio padre, il cosiddetto raduno dei cavalli, che ormai è arrivato alla 13ª edizione. Da domani, anzi è già partito da oggi, il primo raduno di trattori e trattoristi. Noi la Sagra dell'Anguria perché? Perché a Peritano? Perché noi vogliamo valorizzare questo prodotto in quanto prodotto della terra, prodotto che da anni si è, come dire, è stato il principale prodotto della terra di Contrada Peritano. Il raduno dei trattori proprio perché ancora noi vogliamo valorizzare tutto ciò che coltivazione dei campi, quindi l'agricoltura a 360 gradi. Vogliamo far sviluppare la nostra zona anche perché lo è già, con 5-6 grosse aziende che producono bene.
la vogliamo far sviluppare in tutti i sensi e solo a livello agricolo. Quindi noi siamo orgogliosi della nostra festa, della nostra sagra e speriamo di continuare così nel tempo. Passiamo allo sport calcio. Nell'incontro di Coppa Italia che si è disputato al Granillo di Reggio, il Catanzaro ha perso 1-0 con la Regina. Vediamo le interviste post partita. La Regina ha fatto una buona partita, anche noi abbiamo fatto una buona partita, specie nel primo tempo dove abbiamo avuto tanta occasione per andare in vantaggio. Sapevamo di incontrare una squadra giovane, sbarazzina, ma questo lo sapevamo, non ci ha sorpreso affatto, però ritengo che nel complesso sia stata una partita per noi utile per capire alcune cose, per far integrare alcuni giocatori che sono arrivati da poco. Direi che è un test utile, c'è l'amarezza per il risultato perché perdere non fa mai piacere, però nel complesso la squadra per quello che poteva dare ha dato tutto quello che aveva in questo momento. Sul piano atletico la differenza tra primo e secondo tempo è risultato dalla struttura fisica, dalla preparazione? Allora, il discorso di questi periodi bisogna fare dei discorsi molto con grande attenzione, quindi non entro nel merito, ma noi ci siamo concentrati per fare, ci siamo mossi il 20 di luglio e abbiamo fatto una preparazione in funzione del campionato, quindi abbiamo il nostro obiettivo, quello del campionato. Era la prima partita nella quale ci confrontavamo contro una squadra di pari categoria, direi che è andata discretamente, a parte il risultato. Quindi poi il discorso della brillantezza in questo momento, io non entro nel merito perché poi ognuno gestisce i carichi come meglio crede, noi abbiamo lavorato, abbiamo caricato perché abbiamo il nostro obiettivo, quindi poi non entro nel merito delle situazioni atletiche di una squadra o dell'altra, noi per quello che potevamo dare abbiamo dato il massimo, è ovvio che e nel secondo tempo qualcuno che è arrivato un po' dopo ha palesato un po' di difficoltà, però è stato tenuto dentro proprio per questo, per consentirgli di essere poi dalla settimana prossima, non dico a pieno regime, ma quasi. Visto il Vulcanico a disposizione, la soddisfa oppure si attende qualche attacco dalla società? No, io sono contento dei giocatori che alleno, quindi in relazione al tipo di campionato che mi ha chiesto la società, la squadra ritengo sia coperta ed omogenea in ogni reparto, quindi sono contento dei ragazzi che alleno. Icardi Imperiale rimarranno? Assolutamente, sono stati titolari, quindi hanno fatto entrambi una buona partita e quindi sono giocatori a tutti gli effetti nostri, quindi che giocatori sui quali noi puntiamo e quindi per noi non c'è nessun tipo di problema. Sprazzi ha fatto vedere delle buone cose, però è ovvio che ci manca quel pizzico di intensità per poter poi competere nella totalità della sua partita. Anche Benedetti stesso, che è arrivato un po' dopo, Spighi lo stiamo integrando piano piano, quindi sono contento della crescita che sta mostrando la squadra, quindi è stata utile anche per inserire è arrivato dopo, quindi sono contento che non ne usciamo con infortuni, con acciaccati, il che ci consente già da domani per preparare un po' l'esordio in campionato, che è quello che a noi interessa. Bene, hanno avuto un impatto, essendo 2,98, con buona personalità, anche con discreta qualità, quindi sono altri ragazzi con cui noi puntiamo tanto e quindi con il lavoro sono convinto che questi ragazzi esprimeranno le proprie qualità. Diciamo che il primo tempo abbiamo avuto qualche occasione per far gol, la Regina è partita forte, diciamo aveva un po' più freschezza rispetto a noi,
e niente, secondo tempo siamo un po' calati, forse diciamo, ci siamo un po' allungati e questo ha concesso insomma, alla Regina di avere più spazi, più possibilità di attaccare la nostra difesa. E comunque diciamo che ben vengano gli errori adesso piuttosto che più avanti, abbiamo ancora una settimana per lavorare per farci trovare pronti in campionato. Cosa è mancato secondo te? Per esempio un po' più di precisione sotto porta, non è quello che va. Sì, sicuramente diciamo in partite come queste sbloccare il risultato magari può facilitare l'andamento poi dell'intera gara e quindi magari un po' più di precisione o anche un po' più di fortuna insomma sotto porta può aiutare in questo senso. Noi forse a volte anche diciamo per eccesso di generosità magari siamo andati a pressare a volte lasciando qualche spazio di troppo e quindi su quello dobbiamo stare un attimino più accorti, a volte magari frenare un po' l'istinto e cercare di stare più compatti per concedere meno spazio agli avversari. Subito buona però la tua Sì, diciamo che devo crescere un po' in condizione, però sono contento di aver fatto 90 minuti perché insomma mi serviva a giocare una partita, perché l'ultima l'avevo fatta praticamente a maggio e quindi devo un po' ancora affinare qualche meccanismo, però diciamo sono qui ecco, per allenarmi e per mettermi insomma, a disposizione. Sì, è stata una partita equilibrata, nel primo tempo sapevamo che loro partivano forte, insomma, giocando in casa, comunque essendo anche una squadra giovane, con entusiasmo, quindi sapevamo la loro partenza, però tutto sommato non abbiamo rischiato quasi niente, anzi, abbiamo preso colto un palo, è stato annullato un gol, quindi in primo tempo bene. Secondo abbiamo fatto un po' più di fatica, e, appunto, ripeto, anche per le caratteristiche dell'avversario, comunque una squadra veloce, giovane, sbarazzina, quindi in questo momento sicuramente della stagione sono sicuramente avvantaggiati loro. Detto questo abbiamo avuto la possibilità di due o tre ripartenze, l'abbiamo sfruttato, però insomma accettiamo il risultato e continuiamo a lavorare. Tu hai la prospettiva migliore per vedere quello che succede, no? Cosa è migliorabile di questo Catanzaro, al di là della condizione? No, ma si può migliorare tutto, sempre, non solo oggi. Cioè, se ci conosciamo da neanche un mese, siamo una squadra nuova, siamo partiti con mille difficoltà, un po' in ritardo, insomma, sapete tutte le vicende che sono successe a Catanzaro. Nonostante tutto si sta formando un buon gruppo, la squadra lavora bene, insomma, cioè, ci vuole far bene, quindi niente, bisogna migliorare giorno dopo giorno tutte le situazioni. Intanto avete recuperato l'entusiasmo che era praticamente a zero, e oggi i tifosi viene dato una dimostrazione, esagera chi sostiene che questa è una squadra che comunque i playoff li può raggiungere? No, beh, intanto ringrazio i tifosi che sono venuti qua, ci hanno sostenuto e questa è una cosa importante che noi dobbiamo mantenere, quindi l'entusiasmo sì c'è, però noi dobbiamo essere bravi comunque a mantenerlo e migliorarlo. Poi adesso parlare di playoff piuttosto che altri obiettivi non mi sembra il caso al momento, c'è da lavorare settimanalmente e adesso pensare al campionato perché tra una settimana inizia diciamo, le partite quelle vere, anche se oggi lo è stata. Sul gol che cosa è successo? C'è stata una piccola disattenzione, è ovvio che lo devo rivedere perché comunque mi sono trovato un uomo davanti e poi è stato bravo comunque a scavalcare quello in mezzo, comunque ho fatto un'acrobazia che non era facile, quindi niente, ci sta insomma, come abbiamo fatto con noi è stato annullato, loro invece sono riusciti a farlo, quindi per parlarne meglio devo vederlo insomma, adesso è stata un'azione veloce quindi non faccio fatica a esprimermi. E siamo giunti al termine del nostro telegiornale, grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci.